della Bibbia. Capitolo numero 22 del libro cosiddetto dell'Apocalisse, la rivelazione di Gesù Cristo. Libro dell'Apocalisse, capitolo 22. Vabbè. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese. Le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte. Non avranno bisogno di luce e di lampada né di luce del sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Poi mi disse: queste parole sono fedeli e veritiere. E il Signore, il Dio degli spiriti dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra poco. Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose. E dopo averle viste ed udite, mi prostai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo. Io sono un servo come te, come i tuoi fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui ad essere impuro, chi è giusto continui a praticare la giustizia, chi è santo si santifichi ancora. Ecco, io vengo presto, e con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri, chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose insieme alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Lo spirito e la sposa dicono: vieni, e chi ode dica: vieni. Chi ha sete venga, chi vuole prende in dono dell'acqua della vita. Lo dichiara chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dall'albero della vita, della santa città, che sono descritti in questo libro. Ecco. Colui che attesta queste cose dice: sì, io vengo presto. Amen. Vieni, Signor Gesù. La grazia del Signor Gesù sia con tutti. Amen. Gloria a te, Signore. Questo capitolo si può dire non soltanto che è il capitolo finale della Bibbia, ma è la Bibbia in un capitolo. È la Bibbia intera in un solo capitolo. Gloria al nome del Signore. Perché la Bibbia, in realtà, che cos'è se non è nient'altro che la rivelazione di Dio alle persone? L'Apocalisse, se voi chiedete a una persona, diciamo il classico uomo della strada, se conosce l'Apocalisse, probabilmente vi risponderà dicendo che l'Apocalisse è la fine del mondo, no? Forse anche c'è un famoso film di tanto tempo fa che si chiama Apocalypse Now, che parla di cose terribili che l'uomo riesce a fare purtroppo quando lascia spazio alla propria malvagità, e quindi probabilmente questa parola non è una parola sconosciuta, ma in realtà il significato è tutt'altro. L'Apocalisse ci parla anche di quello che il Signore ci ha rivelato per quanto riguarda gli ultimi tempi, ma la cosa importante è che questa parola significa rivelazione. Infatti il primo versetto di questo libro inizia proprio così: rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. La Bibbia è tutta un'apocalisse, si può, lasciatemi questa frase, perché
La Bibbia è una rivelazione continua di Dio e della persona che lui ha mandato per salvare coloro che erano perduti. È tutta apocalittica, perché la Bibbia è un libro scritto da uomini, ma rivelato da Dio. È parola di Dio, non è parola d'uomo. È un libro che ci dice ciò che noi non saremmo mai riusciti a conoscere con le nostre capacità. Anche il più intelligente degli esseri umani non sarebbe mai riuscito a capire, a ricevere o anche soltanto a immaginare quello che c'è scritto in questo meraviglioso libro. Amen. La Bibbia è tutta rivelata, è tutta una rivelazione, è tutto, è proprio perché Dio non si può conoscere, proprio perché lui è Dio e noi siamo uomini, se lui non si fosse rivelato. Pensiamoci un attimo, no? Dio è il supremo essere dell'universo, colui che ha creato ogni cosa. Noi siamo minuscole e insignificanti. Qualcuno dice: noi siamo delle minuscole particelle momentanee in un universo sterminato. Come potevamo conoscere Dio soltanto se Dio non si fosse rivelato? Non potevamo. Ma Dio lo ha fatto. Dio lo ha fatto. Molti dicono: ma Dio dov'è? Dove sta? Cosa fa? Come è fatto? La Bibbia dà questa risposta. La Bibbia la dà. Da 2000 anni la Bibbia dichiara apertamente che Dio si può conoscere attraverso Gesù. Non è una notizia recente, non è qualcosa che noi possiamo mettere tra le notizie, diciamo, l'ultima ora. No? Da 2000 anni si sa questa cosa. Da 2000 anni l'uomo sa che Dio si può conoscere attraverso Gesù. Lo sa. Io faccio sempre un esempio molto pratico. Noi oggi siamo nell'anno 2020. Perché siamo nell'anno 2020? Perché le persone, credenti o non credenti, hanno deciso di contare gli anni da quando è arrivato Gesù, perché la venuta di Gesù è stata qualcosa di sconvolgente per l'umanità, qualcosa che ha cambiato il corso degli eventi della storia, per tutti, non soltanto per chi crede, perché lui è il figlio di Dio, rivelato come uomo, ma come uomo, come vero Dio, ha fatto qualcosa di straordinario. Lui non è più morto, ma è risorto e continua a parlare, a toccare i cuori, a salvare, a modificare ciò che è male per trasformarlo in bene. È veramente tutto quello che Gesù continua a fare è meraviglioso. Quindi l'uomo sa che Gesù è venuto. L'uomo sa che Gesù ha fatto delle cose straordinarie. Qual è la differenza però? E questo capitolo, meravigliosamente, proprio quest'ultimo capitolo della Bibbia, ci mostra anche il perché, nonostante la rivelazione di Gesù sia qualcosa di assolutamente pubblico, manifesto, ebbene, questo capitolo ci mostra perché questo fatto che è incontestabile, che Gesù è venuto, non ha lo stesso effetto nella vita di tutte le persone. Noi abbiamo letto che queste parole sono fedeli e veritiere. Però abbiamo letto anche qualcos'altro. Abbiamo letto che ci sono delle persone che continueranno a praticare l'ingiustizia. Continueranno, nonostante la venuta di Gesù, ad essere impure, cioè a continuare la propria vita senza chiedere al Signore di essere purificate. Perché la grazia si deve accettare. La rivelazione si deve accettare, proprio come un regalo. La grazia è un regalo, la rivelazione è un regalo. Noi non potevamo assolutamente né arrivarci né guadagnarci la salvezza. E come tale va accettata o rifiutata. Non ci sono terze strade, non c'è una terza via. La grazia di Dio, chiara a tutti fin dall'eternità, a Dio, ma non agli uomini,
agli uomini chiara dopo la morte e la risurrezione di Gesù, manifestata a tutti, deve essere o accettata o rifiutata. Perché chi non accetta, anche chi non vive la propria vita in maniera esplicitamente contraria alla parola di Dio, è come se fosse il più grande nemico della grazia. Perché Gesù disse: chi non è con me è contro di me. Gesù divideva in due categorie le persone, non in 3, 4, 5. Anche le persone che non volevano ucciderlo, ma che non credevano in lui, per Gesù erano lo stesso gruppo di persone. Non serve essere violenti o avere un atteggiamento violentemente contrario a ciò che Gesù ha detto di sé per essere, diciamo, dei nemici di Dio. Lo si è lo stesso. Non serve essere dei delinquenti per essere nella categoria di chi purtroppo sarà condannato per l'eternità a stare lontano da Dio. Dio fa una categoria molto semplice: chi non accetta il mio figliuolo Gesù non ha la vita, chi crede nel mio figliuolo ha la vita. È semplicissimo, concetto semplice, chiaro, limpido. Non c'è bisogno di studiare o di avere un'istruzione particolare, perché la parola di Dio è semplice. Il messaggio della salvezza è per tutti, non è soltanto per qualcuno. La parola di Dio è chiara, va accettata o rifiutata, cari nel Signore. Non ci sono altre strade. E in questo capitolo Gesù stesso dice che lui darà la ricompensa. Lui ha nelle mani la ricompensa che è pronta per chi ha creduto in lui. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare nella porta di questa meravigliosa città, che abbiamo qui la descrizione, che sarà la nuova Gerusalemme. Queste non sono favole, non sono leggende. L'Apocalisse non è un bel libro venuto fuori dalla fantasia di una persona anziana, come qualcuno dice, che si chiamava Giovanni, che è cresciuta fin da piccola avendo Gesù, l'ha visto morire, è andata avanti negli anni e nella sua anziana età così ha inventato l'Apocalisse. Questa è parola di Dio. Se noi ci permettiamo anche solo di pensare che tutto quello che leggiamo in questo libro sia frutto della mente di un essere umano, noi stiamo, e lo dice la Bibbia, noi stiamo disonorando il Signore stesso. Noi stiamo dicendo al Signore che è bugiardo, che lui non esiste, che lui è semplicemente un'invenzione dell'uomo. Così non è. Dio non è un'invenzione dell'uomo. Dio non è qualcosa che è stato creato per così. Siccome noi esseri umani vorremmo essere immortali, no? Perché ci piacerebbe, ma in realtà non lo siamo, allora abbiamo inventato Dio per così vivere la nostra vita godendo di questa illusione. L'immortalità non è un'illusione, non è un'invenzione, non è una leggenda. Noi siamo immortali, non nel senso fisico, perché il nostro corpo morirà, ma c'è una parte di noi che si chiama spirito e anima, che non morirà mai, e quando la nostra vita materiale finirà, noi dovremo rendere conto se abbiamo creduto in Gesù o se non abbiamo creduto in Gesù. Non sono storie, non sono favole. È la verità. Noi dobbiamo assolutamente essere chiari, dobbiamo avere la mente chiara, essere veramente tranquilli, che questa è la verità. Quello che Gesù ha detto, quello che troviamo scritto in questo libro, è vero. E noi che crediamo nel Signore dobbiamo assolutamente ubbidire a uno dei comandamenti che leggiamo in questo libro, e in particolare in questo capitolo. Non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Cari nel Signore, se qualcuno ci chiede conto della nostra fede, noi dobbiamo rispondere. Dobbiamo dire che quello in cui crediamo non è frutto della mente umana, non è frutto di una fantasia di una persona vissuta 2000 anni fa. È la verità, perché non è presunzione, è la realtà delle cose.
Noi abbiamo creduto non in una religione, ma in una persona, Cristo Gesù. Lui è colui che ha reso comprensibile, che ha reso assolutamente chiaro chi è Dio, cosa ha fatto, cosa vuole e che cosa ha interesse che succeda nella nostra vita. Cioè che noi ci ravvediamo, che noi chiediamo perdono e che veniamo perdonati. Perché noi siamo peccatori, lontani, noi meritiamo solo la morte. Noi siamo tutti lontani da Dio, tutti. Tutti meritiamo la morte eterna, ma grazie siano rese a Dio Padre per Gesù Cristo, il suo figliuolo, che ha dato la sua vita sulla croce una sola volta è morto, una sola volta è risorto ed è per sempre alla sua destra ed intercede per chi crede in lui. Non per tutti, purtroppo. Non si può avere accesso alla grazia se non si può avere accesso a questa città, pensare di entrare senza aver fatto questo, senza la fede in Cristo Gesù e il ravvedimento. Non si può. La Bibbia è chiara in questo. Bisogna credere in Gesù, ravvedersi e poi si ha la vita eterna. Non ci sono scorciatoie, non c'è un altro modo, non c'è. Questa è la vita eterna, che credano in me, che tu hai mandato, disse una volta Gesù. E questa è la vita eterna. La vita eterna che tutti vogliamo vivere. Oh Signore, perché ci sarà un'altra vita eterna, che la Bibbia descrive in un altro capitolo qui vicino come la morte eterna, ma sarà un'esistenza veramente terribile, eterna, di eterna condanna. Anche questa non è un'invenzione, non è una mitologia, non è qualcosa che qualcuno ha inventato per farci paura, che ci dobbiamo comportare bene durante la nostra vita terrena, se no vai all'inferno. Quel posto brutto, tremendo, che sarà purtroppo destinato a chi non ha voluto credere, non è un'invenzione. Non è un qualcosa che hanno inventato le persone. È stato creato da Dio per gli angeli che si sono ribellati, non per gli uomini. Gli uomini ci finiranno per la loro volontà di non aver creduto. Se tu non crederai in Gesù, tu finirai in quel posto che non era stato preparato per te, era stato preparato per qualcun altro. Sarai tu che avrai deciso di andarci. Sarai tu, cara anima, che avrai deciso di finire lì, la tua esistenza eterna, perché avrai deciso di non credere, non nella Chiesa evangelica, non in una religione. Avrai rifiutato il Figlio di Dio. Avrai rifiutato l'unica persona in grado di aiutarti, in grado di salvarti, in grado di cambiare la tua vita. Già qui su questa terra il Signore non soltanto ti dà la salvezza per l'eternità, ma la parola di Dio dice che chi ha creduto in Lui è una nuova creatura, quindi già qui sulla terra, e i credenti lo possono testimoniare, già qui vivi delle anticipazioni, delle benedizioni celesti eterne, perché il Signore ti rende in grado di fare le cose che Lui, a Lui piacciono. Ti rende in grado di amare, ti rende in grado di avere la vera gioia, la vera pace, la vera soddisfazione. Ti rende in grado di non essere più soggetto ai vizi, al tuo carattere che ti porta a fare delle cose che tu detesti. Gesù è in grado di fare questo nella tua vita, già adesso, già adesso, già adesso, se tu credi in Lui, sei una nuova creatura. E tutte queste cose diventano possibili per la potenza che c'è nello Spirito di Dio, che cambia le persone e le trasforma come il Signore vuole. Ad essere ciò che era previsto nella grazia, nella creazione primitiva del Signore. Il Signore non ha creato un uomo malvagio, non ha creato un uomo egoista, non ha creato un essere umano che gode dell'ingiustizia. Noi siamo stati creati bene. Dio non si è sbagliato, quando ci ha creato veramente bene. Eravamo il capolavoro della creazione di Dio. Che cosa è successo? Ci siamo rovinati con le nostre mani. Abbiamo deciso di fare il male. Abbiamo deciso nella nostra libertà che Dio ci ha dato di fare altro. Ed eravamo perduti, persi. Non sto parlando soltanto di Adamo ed Eva, che non è anche quella non è una leggenda, come alcuni vogliono far credere, ma una storia vera. E da allora il peccato è entrato nel mondo e ciascuno di noi non può dare la colpa ad Adamo, perché ciascuno di noi quando pecca, pecca volontariamente.
Ebbene, noi eravamo persi. Il Signore ha inventato e ha programmato una salvezza meravigliosa che è a nostra disposizione ancora, non so ancora per quanto. Per poco tempo però, perché il tempo è vicino. Non sigillare le parole e le profezie di questo libro perché il tempo è vicino. Il tempo è vicino. Per accettare questo regalo non abbiamo tutto il tempo che noi vogliamo. Non decidiamo noi quanto tempo abbiamo a disposizione per accettare il regalo della grazia, il regalo della trasformazione del cuore e della mente che arrivano in un cuore che si è ravveduto, ha accettato che Gesù è morto per lui. Sì, perché non aveva assolutamente nessun'altra possibilità di essere salvato. Il tempo a nostra disposizione è veramente quasi scaduto. Perché nella Bibbia ci sono tantissime notizie, profezie che ci fanno capire che questo momento in cui il tempo della grazia sarà terminato veramente si sta avvicinando. Cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo fare di questo regalo che il Signore ci ha fatto in Cristo Gesù, che Gesù stesso col suo sangue ha conquistato per noi? Cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo fare delle parole della profezia di questo libro? Cosa vogliamo fare? È Dio che ce lo chiede. Questo libro l'ha scritto Lui, tramite uomini, ma l'ha scritto Lui. Lui ancora oggi, oggi è il 12 gennaio 2020, se non mi sbaglio, ancora oggi ci chiede, caro o cara creatura, cosa vuoi fare delle parole della profezia di questo libro? Le vuoi accettare o le vuoi respingere? Vuoi accettare la mia offerta gratuita di salvezza, che tu non potevi mai e poi mai guadagnarti, o vuoi continuare a rifiutarla? O vuoi continuare a praticare l'ingiustizia? O vuoi continuare ad essere impuro, sporco? E quindi morire in questa situazione per sempre. La Bibbia ti invita a lasciare l'ingiustizia, a lasciare l'impurità e ad abbracciare la santità di Dio e la sua giustizia questa sera. Io vengo presto e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. E se la Bibbia finisse qui sarebbero veramente guai. Perché se il Signore ci giudicasse solo per le nostre opere saremmo tutti perduti. La Bibbia non finisce qui, perché continua. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare nelle porte della città. Dov'è che si lavano le nostre vesti? Nel sangue dell'agnello. Ecco l'agnello di Dio, disse Giovanni Battista, che toglie il peccato del mondo. Non c'è un altro detersivo che tu troverai che ti può rendere bianco davanti a Dio. L'unico detersivo, l'unico strumento, l'unica sostanza che toglie il tuo peccato è il sangue di Gesù, sparso una volta per sempre, ma continua ad essere efficace nei secoli dei secoli, fino a quando il Signore dirà basta, il tempo della grazia è finito. Oggi è ancora il tempo della grazia. Oggi, se ascoltiamo la sua voce, non induriamo il nostro cuore, ma accettiamo di essere perdonati, di essere purificati, di essere lavati, di essere finalmente giusti davanti a Dio. Non perché siamo bravi noi o siamo giusti noi, ma perché abbiamo accettato che l'anima nostra venga lavata e purificata dal sangue di Gesù. Vogliamo chiudere i nostri occhi, chinare il capo, pregare il Signore con tutto il cuore. Gloria a te, Signore, gloria a Dio. Chi ha sete venga e chi vuole prende in dono dell'acqua della vita. Chi vuole? Chi lo vuole? Questa sera chi è che vuole prendere questo dono? Questo dono è gratuito, ma è di incalcolabile valore. Questo dono è per tutti, coloro che lo vogliono. Noi cosa facciamo? Lo vogliamo oppure no? Lo accettiamo oppure no? Gloria al nome del Signore. Signore, fa che
le persone che stanno ascoltando la tua parola possano finalmente accettare la grazia di Dio, possono finalmente accettare che tu sei l'unica soluzione ai problemi della loro vita, perché i problemi della loro vita si concentrano in una sola parola: peccato. Sì, Signore, tocca i cuori. Questa sera veramente rompi ogni difesa dell'incredulità, ogni dubbio, ogni pensiero che si oppone alla tua parola. Signore, tocca i cuori, fa che siano salvati. Gloria al nome del Signore.